Teatro Carignano, 16-21 gennaio 2024, repliche accessibili. L'Ispettore Generale di Nikolaj Gogol, adattamento e regia di Leo Muscato. Al Teatro Carignano va in scena lo spettacolo L'Ispettore Generale, con l'adattamento e la regia di Leo Muscato. Le repliche dal 16 al 21 gennaio sono accessibili tramite sopratitolazione in italiano e in italiano semplificato con descrizione dei suoni, audio introduzione, audio descrizione in cuffia e tour tattile. La durata è di 1 ora e 40 minuti senza intervallo. Trama e personaggi. L'Ispettore Generale è una commedia degli equivoci, scritta nel 1836 dallo scrittore russo Gogol. In una piccola e sperduta cittadina russa, la notizia dell'arrivo di un ispettore generale da Pietroburgo, in incognito, getta nel panico i funzionari locali, tutti corrotti. Il podestà ordina di nascondere le prove di inefficienza e disonestà. Giunge in città il giovane squattrinato Chlestakov e due funzionari lo scambiano per l'ispettore generale. Il ragazzo è solo uno sprovveduto, ma tutti credono che sia una persona molto potente. Quando Chlestakov si accorge dello scambio di persona, sfrutta l'occasione per ottenere soldi e corteggiare la moglie e la figlia del podestà. Con quest'opera, Gogol denuncia la corrotta burocrazia zarista. Scene e costumi. La scena rappresenta un villaggio innevato della provincia russa. L'ambientazione è cupa, unico colore presente è il grigio. Su entrambi i lati ci sono delle case stilizzate. Al centro una grande pedana girevole alterna le porte d'ingresso di alcune case e lo spoglio salotto del podestà. I costumi richiamano gli abiti tradizionali russi. I personaggi indossano lunghi e pesanti cappotti e colbacchi di pelliccia. Gli uomini hanno stivali alti, pantaloni e maglioni pesanti di colori scuri. Le donne portano lunghi vestiti colorati con camicie bianche dalle maniche ampie e copricapi floreali. Il podestà indossa il colbacco e un'imponente pelliccia sopra una giacca rossa con varie medaglie appuntate sul petto. Autore e regista. Nikolaj Gogol è considerato uno dei più grandi scrittori della letteratura russa dell'Ottocento. Nelle sue opere raffigura con realismo situazioni satirico-grottesche, critica la società corrotta e la mediocrità umana. Leo Muscato è un regista e drammaturgo italiano. Dal 2001 a oggi ha messo in scena 24 opere liriche e 26 testi teatrali nei più importanti teatri italiani e stranieri. Ha ricevuto nella sua ventennale carriera numerosi premi e riconoscimenti prestigiosi. Info, prenotazioni e biglietti. Per maggiori informazioni scrivici ad accessibilità@teatrostabiletorino.it o chiamaci allo 011 5169 460. Prenota in anticipo i biglietti specificando eventuali necessità
all'indirizzo biglietteria@teatrostabiletorino.it o al numero 011-5169-555. Le persone con disabilità hanno diritto al biglietto ridotto e l'accompagnatore ha diritto all'ingresso omaggio. Teatro Carignano, Piazza Carignano 6, Torino. Orari spettacoli, martedì, giovedì e sabato, ore 19:30. Mercoledì e venerdì, ore 20:45. Domenica, ore 16:00.